I commercialisti si confrontano sulla crisi d'impresa e sugli strumenti necessari per fare prevenzione e trovare soluzioni. In circa 200 si sono infatti riuniti a Terni per analizzare questi temi nell'ambito di un convegno organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni, alla presenza di tecnici ed esponenti nazionali dell'Ordine dei Commercialisti. Il tema è stato scelto sia per la sua rilevanza e sia perché rappresenta un altro tassello dell'offerta formativa che come Unione Locale vogliamo dare. In questi 2 anni e mezzo abbiamo parlato di rei tributari, di previdenza, di bilancio, di esecuzioni immobiliari, e questo dimostra come l'Unione abbia lavorato bene in questi 2 anni e mezzo a Terni e come rappresenta un valore aggiunto per la categoria e si associa all'attività che fa l'Ordine al fine di fornire ai colleghi un'offerta formativa ampia. Il momento è particolarmente difficile, oggi parliamo appunto di crisi di impresa e di strumenti a supporto della crisi di impresa, perché le aziende vivono momenti felici, momenti di espansione, ma poi possono incontrare nella loro attività anche momenti difficili. È importante per noi professionisti avere gli strumenti che consentono di supportare queste imprese anche nei momenti di crisi. E tutto ciò a maggior ragione alla luce dell'approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge che delega il Governo a riformare le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. La riforma prevede 2 temi che fondamentalmente e sindacalmente non ci piacciono. Il primo è la previsione della costituzione di un ennesimo albo presso il Ministero e al quale dovranno iscriversi i soggetti dotati di competenze e professionalità che potranno essere nominati dal Tribunale per lavorare quindi sulle crisi d'impresa. Un nuovo albo, commercialisti, avvocati, siamo già iscritti all'albo. L'Unione Europea si era fondamentalmente raccomandata di non continuare a proliferare su questa situazione. Altro tema che non ci piace è il fatto che è prevista sempre dai temi della riforma la costituzione presso le Camere di Commercio di organismi che dovranno affiancare fondamentalmente il soggetto debitore, il soggetto in crisi, e che dovranno nominare un gruppo di professionisti che verranno scelti all'interno dell'albo, nominati uno dalla Camera di Commercio, insomma. A cosa fondamentalmente servono quando già organismi di composizione della crisi funzionano bene? Siamo qui per dirlo, ma siamo pronti comunque ad essere disponibili a qualsiasi forma di confronto e di applicazione.